Buongiorno concittadini italiani. Condivido con voi un'informazione che, come potete vedere dalla slide, è direttamente reperibile sul sito istituzionale ufficiale dell'Istituto Superiore della Sanità. Vale a dire l'informazione che cos'è l'R0 e perché è così importante. Come vedete, la data è il 5 febbraio 2020, ma a quanto pare i mass media arrivano sempre all'ultimo, si inventano sempre all'ultimo le notizie. Credono di essere furbi, credono di poter abbindolare la gente, credono di poter fare quello che vogliono perché credono che la gente non abbia più la voglia di leggere, che sia troppo pigra. Non siamo tutti così. State ancora una volta analizzando dei numeri sbagliati di audience. La dovete smettere. Voi passate le notizie che vi interessa a voi e a chi vi dice e a chi vi dice di passarle. A questo punto vuol dire che c'è proprio una volontà dietro tutto questo. E andremo fino in fondo. Andremo fino in fondo e si andrà fino in fondo, finché non, la verità di tutto non uscirà fuori. E io dico proprio la verità di tutto. Vedremo chi avrà ragione e chi resterà in piedi fino all'ultimo. E allora, che cos'è questo RZ e perché è così importante? È una notizia, ripeto, apparsa sul sito ufficiale dell'Istituto Superiore della Sanità risalente al 5 febbraio, 3 mesi fa. Voi se la state riportando adesso e state mettendo il fuoco per rimpinguare questa notizia che deve rimbalzare su tutti i giornali, su tutti i vostri talk show e via dicendo, arrivate tardi, lo capite? Siete obsoleti, obsoleti, e bastava semplicemente. Oltretutto, ho ascoltato anche le vostre discussioni in televisione. No, la gente non ha capito niente. Bastava semplicemente che facevate vedere il collegamento al sito ufficiale dell'Istituto Superiore della Sanità, dicendo: ecco che qual è il significato. Uno se lo legge tranquillamente e si capisce subito. Che cosa dice? Leggetevi, troverete il link in descrizione. Cliccate sopra, lo leggete. Poi ditemi voi, rispetto a quello che è stato detto in televisione, se è la stessa cosa. Grazie. A questo punto è lecito chiedersi il motivo del perché di tutta questa solerzia da parte dei mass media di voler parlare solo adesso in maniera così insistente dell'R0. È probabile che vogliano decidere di fare il tampone obbligatorio a tutti? E il tampone è veramente così affidabile? Non sembra proprio, viste anche due notizie che vi riporto. Una già apparsa su un canale su un canale di informazione internet, che spiega che addirittura, da notizia chiaramente ufficiale, che in Tanzania i tamponi, quelli che anche sono stati dati nel resto dell'Europa, hanno riscontrato la positività di capre e papaya. A questo punto uno si dovrebbe chiedere se questi tamponi sono veramente efficaci, validi, perché il coronavirus può infettare soltanto gli umani. Questo coronavirus può infettare solo gli umani, non può infettare né cibo né animali. Quindi com'è possibile che questi tamponi hanno dato un risultato di positività a una capra e alla papaya di coronavirus per gli umani? Erano già sporchi e danneggiati di loro, come è già successo in Inghilterra? E allora c'è una soluzione a tutto questo. La soluzione è assicurare il popolo italiano che verranno acquistati i tamponi della Roche, perché i tamponi della Roche costano un po' di più rispetto a quelli normali che costano 15 euro e danno dei risultati con una maggiore efficacia. Chiaramente, in qual caso non, è necessario verificare se anche questi tamponi fino a che punto sono più efficaci rispetto a quelli attualmente in uso. Perché si vuole evitare di dire a una persona sei positivo quando invece non lo sia, perché sarebbe un grave errore se poi si continuasse a perseverare in questo errore, perché perseverando in un determinato errore, alla luce del sole e agli occhi di tutti, anche del più sordo e del più cieco, ci sarebbe allora da dire che
è in atto un complotto e non dei complottisti. C'è un complotto, allora a quel punto ci sarebbe veramente un complotto contro l'Italia, ma più che l'Italia, gli italiani, perché ricordiamoci sempre che è una nazione formata da un popolo, e un popolo è formato di persone, esattamente come le aziende. Le aziende senza persone, una nazione senza persone, non è niente. Come diceva un noto politico italiano, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, e queste sono le parole di Giulio Andreotti. Io mi chiedo il perché, può essere, ho questo dubbio che mi continua a girare in testa. È possibile? È una domanda, è una riflessione che voglio condividere con i miei concittadini italiani, di cui, essendo per senso civico, per senso di appartenenza alla patria, per senso di rispetto verso i miei concittadini, e grazie alle comunicazioni oggi esistenti, che avvicinano di più le persone anche stando lontano, io chiedo, a livello così di ragionamento, opinione, riflessione, è possibile che ci sia un'intenzione magari di quei pochi malpensanti, di quei pochi malati, che muoiono, che hanno sempre il piacere di muovere le fila dietro le tende, dietro lo stage, dietro i camerini, di stare sempre lì nell'ombra a cospirare contro o quell'azienda o quella nazione o quel popolo e via dicendo, ed è piena la storia di questi casi. Quindi, visto che l'abbiamo studiato per anni nelle scuole, attraverso i libri, io mi pongo questa domanda, ok? Fa parte della natura umana, e fa parte della natura umana anche porsi delle domande. E continuerò a fare queste domande finché potrò respirare. Di conseguenza io mi faccio questa domanda per tutti i motivi che ho elencato fino adesso. Potrebbe essere che vogliono cominciare a mettere la pulce nell'orecchio, così in modo tale che useranno questi tamponi e forzeranno tutte quelle persone che ipoteticamente risulteranno positive, e bisogna comunque vedere l'affidabilità di questi test, di questi tamponi, visto tutto quello che ho detto fino adesso, capre, papaya e via dicendo. E quindi queste persone che risulteranno positive vorranno farle obbligare a fare il vaccino? Vogliamo arrivare a questo in maniera così sottile? Beh, io intanto metto lì l'idea e la riflessione da condividere con tutti i concittadini italiani, il più possibile. Passate cortesemente questo video, cerchiamo di far riflettere tutte le persone, perché non è che siamo soltanto 10.000, non dovete guardare soltanto il vostro nucleo familiare. L'Italia è formata da 60-63 milioni di abitanti, ma il mondo sono 7 milioni, sono 7 miliardi di persone. Il vaccino, se mettete una cifra intorno ai 30-35 euro di media, fatevi il conto di quanti soldi sono. Alla fine dei conti siamo sempre lì con i soldi. Ma vuoi vedere che risolviamo tutto se togliamo i soldi? È un discorso che affronteremo in un altro video, riguardo a un altro fattore che sta emergendo, ma rimane ancora nascosto sotto lo zerbino. Ma anche qui ci sono documentazioni che vengono stampate online, ma non sulla carta stampata dello stesso giornale. E come sempre, aiutati di informarti, perché un cittadino informato non può essere fregato. Viva l'Italia e viva il popolo italiano!